Buongiorno, siamo sul Stat Franchising Web TV con Mara Alicia Frigo, che è tra le top 100 influencer del franchising per LinkedIn. Mara, è un piacere carissima essere qui con te. Noi ci conosciamo da tempo e quindi abbiamo avuto modo, diciamo, di verificare le rispettive vene ironiche. Tu hai scritto un post su LinkedIn che in realtà è un articolo, proprio in occasione di questa fiera, ma che parla in realtà di tutte le fiere del franchising, chiaramente. Corretto. Il titolo più o meno suona come "tenetevi strette le mutande" o qualcosa del genere. No, è esattamente questo, okay. "Tenetevi strette le mutande". Allora, in tre pillole, il contenuto dell'articolo, cioè a chi è rivolto e soprattutto perché dobbiamo tenercele strette queste mutande. Allora, l'articolo si rivolge prima di tutto a chi è interessato a diventare affiliato di un brand in franchising, quindi quelli che chiamiamo tecnicamente i francesi o affiliati. In tre pillole possiamo farla anche in due. La prima è non avere fretta e soprattutto non farsi abbindolare da proposte che sembrano più meravigliose dell'unicorno della Bondi. E utilizzare il cervello, cuore e mano, raccogliere informazioni, non farsi prendere dall'entusiasmo, evitare di circolare alla ricerca di gadget, perché non siamo in una B2C ma in una B2B. Però se arriva qualche gadget, scherziamo. Beh, andiamo per certi, noi abbiamo penne che ci servono per scrivere, ce le anciullate tutte, quindi okay. E l'altra cosa è non aver paura di porre delle domande, perché fare domande non rende impotenti, ovvero non vi toglie nulla, al contrario, dimostra che avete interesse, curiosità e passione. E poi sull'articolo ci sono anche 10 domande che a molti francesori hanno dato fastidio, quindi vi consiglio di farle, ma non solo per questa, anche per tutte le prossime edizioni. Ok, quindi sono 10 domande in tutto? No, quante sono le domande che tu hai listato? Lì 10, poi se volete ho gli altri 750 fantastiliardi da mettere dietro. 10 domande in un articolo pubblicato su LinkedIn da Mara Alicia Frigo, tra le top 100 influencer del franchising secondo LinkedIn, e anche... Sono diventata finalmente socia di Quadrante Franchising. Quadrante SRL. Grazie per essere stati con noi, potete rivederci su Star Franchising TV, a presto!